Siamo con il patron Gianni Vrena al telefono, buon pomeriggio perché stiamo registrando di pomeriggio, comunque diciamo pure buongiorno a chi ci ascolta questa mattina, giusto? Buongiorno, sì. Allora Presidente, una serie di domande, la prima è questa, con Menichini come è andata a finire? Con Menichini è andata a finire che prenderemo una decisione lunedì. Come mai è stata ancora rinviata? È stata rinviata perché ci sono prevute le richieste da parte dell'allenatore, eventualmente di un contratto biennale con cifre un attimo diverse da quelle pattuite, per cui stiamo valutando con attenzione, al limite siamo rimasti d'accordo che lunedì scegliamo la riserva, Menichini sì o Menichini no. Quindi ora dipende esclusivamente dalla società crotonese? Sì, da noi impatta anche dall'allenatore, diciamo. Certo, eventualmente, ma non voglio rubare nessuna notizia, eventualmente e nel caso Menichini non accettasse di continuare a dirigere il Crotone, il patron Gianni Vrenna su chi sta puntando gli obiettivi? Sicuramente non vi dirò il nome su chi sto puntando. Ho letto un nome Scienza sui giornali, si è parlato anche di Lerda, insomma dai. Sì, ma di nomi ne escono sempre durante prima dell'inizio del campionato, nel momento in cui si esce dall'allenatore, poi escono i nomi anche dei calciatori nel momento in cui si comincia a fare la campagna acquisti. Sicuramente troveremo un allenatore all'altezza del Crotone. Ne siamo sicuri. Di trovare un allenatore all'altezza del Crotone. E ne siamo sicuri di questo. Cambiamo un attimo discorso, restiamo sempre nel calcio, parliamo di questo scandalo che sta investendo purtroppo la Serie B e la Lega Pro. Qualche giornale nei titoli di apertura ha scritto interessate anche il Crotone, la Regina, la Vibonese, il Catanzaro, il Cosenza. Andando a leggere nelle colonne non c'è scritto niente. Questo per far capire a tutti i tifosi crotonesi che il Crotone è pulitissimo e in tutto questo non c'entra proprio niente. Assolutamente. Purtroppo io non sono un giustizionalista. Scusate il termine, ma sono cose che in questo momento secondo me fanno male al calcio, ma nel momento in cui si stava ritrovando un po' di serenità si rischia che la gente possa allontanarsi da questo sport che è meraviglioso, solo per qualche farabutto, mi lasci passare il termine. No, ma è giusto, è giustissimo. Voglio dire, ma soprattutto mi riferisco non tanto alla gente che gira intorno al mondo del calcio, ma soprattutto ai calciatori che fanno queste cose, facendo che non ne hanno neanche bisogno. E purtroppo per quello che guadagna. E purtroppo, patrono, sono usciti nomi di calciatori ancora in attività, tra tutti il portiere del Benevento. Sì, per questo dicevo che è vergognoso che un calciatore possa, praticamente con tutto quello che guadagna, mettersi nelle condizioni di poter far fare campionati e soprattutto mettere in cattiva luce il mondo del calcio e mettere in grande difficoltà i presidenti delle squadre di calcio, che purtroppo in questa situazione la maggior parte delle volte non c'entrano niente, ma poi si trovano coinvolti per responsabilità oggettiva. Una cosa questa che andrebbe rivista anche per quanto riguarda la parte della federazione, perché non può un presidente praticamente andare a seguire i calciatori, quelli che fanno nella vita quando durante la settimana. È vero. Per cui, voglio dire, responsabilità oggettiva mi sembra una cosa assurda. Perfetto. Voglio dire, al limite devono secondo me prendere dei provvedimenti seri. E sono sicuro che li prenderanno. Per chiudere questa breve intervista, Presidente, un nome in entrata, uno in uscita, dai, uno solo, senza voler rubare niente a nessuno, e tantomeno al direttore sportivo Ursino. No, io vi posso dire più nomi in uscita. Sì, ci interessa. In entrata ancora, devono finire ancora i campionati. E in uscita potrebbe esserci Vinetò, sì. E lo stesso Eramo, Cutolo sono i giocatori richiesti. Ho capito. E Gallardo che farà? Perché sembrava che anche lui volesse cambiare destinazione? Gallardo ogni anno vuole cambiare destinazione. Questo è vero. Quest'anno vediamo se viene, vediamo cosa è. Di solito decide lui.
Se lo merita oltretutto, dai. Sì, assolutamente sì. Grazie, patron. Ci risentiamo lunedì quando sapremo se il nodo Menichini è stato sciolto o meno. Grazie a voi. Grazie, grazie. Buon pomeriggio. Grazie.